Accendiamo questo Natale. Assessore, un Natale particolare ma non meno carico di significato e di luce, potremmo dire. Un Natale light abbiamo definito, no? Nel senso di luce, nel senso di leggero. Abbiamo voluto coniugare l'esigenza di rimanere nella sobrietà, perché il momento lo impone, con il fatto comunque di dare un segnale di luce per l'appunto alla città e alle attività commerciali. Quali zone sono sistemati questi alberi? Allora siamo a Saione, Pescaiola, in zona Baldaccio, poi abbiamo delle installazioni in Piazza della Badia, vada memoria, Piazza Grande e poi abbiamo il campanile del Duomo illuminato. Non è casuale ovviamente, non è casuale, è segno di attenzione verso, non dico le periferie perché definire Saione una periferia è abbastanza scorretto, però nelle, diciamo delle zone meno centrali, quelle che siamo meno abituati a considerare centro. È un segnale anche che indica la direzione con la quale, nella quale è andato questo Christmas Light, che quindi ha privilegiato anche zone un pochino più esterne rispetto al solito centro storico. Ha fatto un giro già tra i commercianti, lo farà? Diciamo che i commercianti sono ripartiti ieri l'altro, quindi tutto sommato ancora è prematuro. Io mi auguro che, come dire, possa recuperare qualcosa di quello che hanno perso, perché hanno perso molto, come tutte le attività, e in particolare loro che sono stati chiusi. Speriamo che questo Natale dia una mano alle nostre attività, perché effettivamente il periodo è molto critico, la crisi dietro le porte, quindi speriamo di scongiurarla. Ecco, a quest'ora insomma Arezzo avrebbe vissuto la città del Natale, quindi il dolore c'è comunque, però ecco, il Natale va vissuto ovviamente con il suo significato a pieno. Che segnale volete dare con questa iniziativa? Ma stiamo attraversando ovviamente un periodo disastroso, non solo a livello sanitario ma anche a livello economico, che poi si trasformerà sicuramente anche in problemi sociali. Quindi l'idea di quest'anno era, non avendo la città del Natale, quindi non avendo tutti i flussi turistici concentrati nella parte storica della città, di dare un piccolo segnale anche un po' alle zone un pochino più periferiche. Quindi 6 alberi alti 10 metri, sparsi un po' in città, più altre piccole attrazioni luminose, proprio per cercare di dare un po' anche di speranza, soprattutto nella speranza che riparta anche un po' il commercio, perché poi oggi siamo tutti concentrati soprattutto sui regali di Natale, che quest'anno assolutamente vanno fatti nei negozi locali.